Ma quella è Valeria. Com'è possibile? Sta via Reggio. Valeria! Valeria! Ah, bravo. Ancora si trucchi vecchi come il cucù. No, mi scusi, non è un trucco. Lei somiglia proprio a una ragazza che conosco, è vero? Sarà. E così anche lei doveva partire? Oppure aspettava qualcuno? Aspettavo il mio fidanzato, ma non è arrivato. Io dovevo andare a Roma, ma non ci sono più treni fino a domattina. Sono qui per puro caso. Tra qualche settimana avrò gli esami e dovrei già essere a casa a studiare diritto amministrativo. Per diventare come mio cugino Alfredo. Beh, che c'è? Qualcosa che non va? Documenti. E chi ce l'ha i documenti? Io mo ricordo come mi chiamo, che ce devo fare con i documenti? Favorisco i documenti. E perché? 5 minuti per accertamento, via. Su 3 milioni di abitanti che siamo a Roma, proprio su di me venga a fare accertamenti. E là se messo braccio, metti giù le mani. Non fare tante storie. Prima vieni e prima finisci. Io non vengo proprio a nessun posto. Sto tanto bene qua. Sì, ce vengo, basta, tanto non ho fatto niente. Andiamo, dai, forza! Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo Come diventare detective privato in 10 facili lezioni per corrispondenza? Senta, signor Marlowe, mio padre è invalido e desidero che questa faccenda lo disturbi il meno possibile. È esattamente quello che mi proponevo io. Senta, con me non occorre che giochi a poker. Papà vuole che lo rintracci. E lei? Naturalmente, non era giusto che se ne andasse così. Non vedo proprio perché lei debba essere così evasivo. I suoi modi non mi piacciono. I suoi non mi entusiasmano ed è lei che ha voluto vedermi. Non mi importa se i miei modi non le piacciono, in confidenza non piacciono neanche a me, ci piango su spesso, specialmente durante le lunghe sere d'inverno. Non perde tempo a cercare di farmi cantare. Sembro proprio il tipo che va con quella specie di donne. Tanti ci vanno. Io no. Vuoi proprio crearmi dei fastidi, eh? Ma io non ho detto niente. Ce n'è di innocenti in prigione, sai. Se la polizia si mette in testa che conoscevo quella donna, è la fine. Dopo magari ti rilasciano se va bene, ma c'è caso che perdi il posto, per esempio. Certo. Io faccio un lavoro che la gente mi deve stimare. No, devi convincerti che hai sbagliato. Io sono uscito dalla porta dell'ascensore. È confuso. Beh, lei deve pensare che 70.000 lire prese qui corrispondono a 150.000 lire di Roma. Questo è il rapporto. Sì, immagino, lì la vita è più cara. Guardi, io guadagno 82.000 lire al mese, un signor stipendio, non dico di no. Eppure a un certo punto converrebbe quasi che io mi trasferissi qui. Qui? A San Benedetto Po'? Sì, il mio principale mi porta in palma di mano. Mi darebbe una bella liquidazione e io potrei pure investire quei soldi per aprire una piccola libreria in proprio qui in paese. Ma sa, la grande città logora i nervi a lungo andare. Ma ora ritorniamo al Falcone. Va bene. Mi dica solo che cos'è e forse capirò quanto vale. Vuole dirmi che non sa cos'è il Falcone? Beh, so più o meno come è fatto. E so quante vite umane è costato finora. Sono io l'unico al mondo a possedere questo segreto. Perfetto, e quando lo dirà a me saremo in due a saperlo. Mi dispiace deluderla, ma non glielo dirò. Non sia stupido, lei sa cos'è, io so dov'è, per questo sono qui. Ah sì? E lei non vuol dirmi quello che sa. Non credo che faremo affari in questo modo. Beh, si decida, è alla svelta. Al suo tirapiedi avevo detto che le conveniva parlarmi e ora lo dico a lei. O ci mettiamo d'accordo o è peggio per tutti. È inutile perdere tempo, posso fare a meno di lei. E ancora una cosa. Tenga quel suo tirapiedi lontano da me o lo faccio fuori. Capito, lo ucciderò. Lei mi sorprende. Non l'avevo considerata un uomo violento. Le do tempo fino alle 5. Poi farò quello che voglio. In tutti i sensi. Ricordati bene di quello che ti ho detto. Questo posto è pieno di gente importante. Buonasera. Quel signore che sta parlando con il presidente e il ministro delle finanze. Non guardare, non guardare. Ho capito, tesoro. Avanti, tu ti siedi qui. Con le foglie davanti. Non ti muovere, non fare niente. Posso almeno respirare? Il meno possibile. Quello che sto per dirvi è riservatissimo. Noi dobbiamo avanzare a colpi di mina dritto contro la grande diga, a 8.000 piedi di profondità. Secondo uno studio non c'è acqua a quella quota, c'è l'oro. E se poi lo studio è sbagliato? Se lo studio è sbagliato ce ne accorgeremo in tempo. Ma se noi troviamo l'acqua? Ci ho già pensato, imbottiremo di mine le pareti della galleria dietro di noi. E appena c'è un'infiltrazione, le facciamo brillare. E così richiudiamo tutto quanto. Ora io voglio una squadra di giorno e una di notte. C'è un premio del 50% e un limite di 10 giorni. Quando attaccheremo la diga ci sarò anch'io, giù, vicino a voi. Ve lo prometto.
Sì, ma dove? Possono sbucare fuori dovunque da quel fronte in tempesta. E quando li avvisteremo avranno già in aria i ricognitori. Bisogna trovarli prima che loro trovino noi, signore. E se ci attaccano sul nostro fianco scoperto? Perché non ci copriamo da quella parte, ammiraglio? 10 caccia per proteggere il nostro fianco nord. Ok, li faccia decollare, sì, ma entro le 100 miglia voglio poterli recuperare alla svelta se i ricognitori ci avvistano per prima. Sì, sì. Il signore sia con voi. Vedo che state lavorando. Bravi, bravi. Bene, il lavoro nobilita l'uomo. Ma lei non era sceriffo. Infatti. Ma quando è venuto a mancare il povero Sigfrido, che Dio lo abbia in gloria, ho dovuto prendere in custodia le sue pecorelle. Dunque io sono qua come pastore per aiutarvi. Ecco, $1,000. Io non credo che Westland sia il posto più adatto per l'infanzia. E voi sarete liberi di andare in un luogo più adatto per le vostre anime. Ci siamo conosciuti nella chiesa dove lei lavora. Mi dica qualcosa di lei. Di Elizabeth? Sì. Come le ho già detto, le somigliava molto. Voglio dire, le somigliava nell'aspetto. Aveva i capelli castani, però pettinati in modo diverso. Si tingeva le labbra di rosso, ma mai niente sulle guance. E camminava in un modo completamente diverso da come cammina lei. Più che camminare era un incedere. Incedere è un po' come se una scivolasse, capito? Sa quei vestiti lunghi che portavano le donne una volta? Sotto quei cappottoni scivolavano, anche se erano in ritardo, sembrava come se andassero sui pattini. Ci siamo conosciuti in uno strano posto, un computer, a Londra. Siamo andati nello stesso laboratorio. E lo stesso stupido ottimismo ci ha fatto dare i nostri veri nomi. E abbiamo qualcos'altro in comune. Siamo tutti e due sieropositivi. AIDS. Questo è un ricatto. Ma è anche un buon affare. Io voglio vendere la mia pelle a caro prezzo, signora Colbert. Mi rifiuto di fare la vittima. Ho deciso di combattere. Con lei. Stai partendo col piede sbagliato, amico. Perché ho troppi dubbi? Certo, ti fai mettere i piedi in testa da una donna prima che il gioco sia cominciato. Cos'era quella roba che stavi mettendo sulla faccia? Canoa, una lozione dopo barba. Sì, e tutta quell'altra roba? Colluttorio, deodorante spray e talco per bambini Johnson & Johnson. No, amico mio, puzzerai come un bordello algerino. Siccome traspiro. Perché? Ti vergogni di sudare? Vorrei fare una buona impressione. Sai che ti dico? A un certo punto della tua vita devi aver avuto una deviazione. Tocca a lei profumarsi per fare una buona impressione. E non te ne uscire col fatto che non bevi, sennò quella ti prende per un boy scout. E non farti prendere dal panico. La cosa peggiore che ti può capitare è scoprire che è ancora vergine. O una donna poliziotto. Con la sfortuna che ho mi capiterà un poliziotto vergine.